se vi ricordate, abbiamo annullato un sacco di feste. Allora, no, ho fatto questa conferenza stampa perché volevo annunciare in maniera definitiva, diciamo, sciogliere ogni riserva sulla mia candidatura con il terzo mandato. Come sapete, un decreto del governo ha dato la possibilità ai sindaci sotto i 15.000 abitanti di fare il terzo mandato, e ho deciso di cogliere questa opportunità perché ritengo che, per quanto nei due mandati precedenti abbiamo fatto molte cose siano state fatte, ci siano ancora delle opere da portare a termine, ci siano ancora delle cose che ci eravamo prefissi di fare, poi per una serie di questioni non sono state ancora portate a termine, non sono state avviate, quindi le pratiche sono pronte, e quindi su queste opere punteremo il mio terzo mandato. E mi riferisco soprattutto alle opere finanziate dal PNRR. È chiaro che abbiamo un cantiere aperto davanti al municipio su Piazza Vittorio Veneto, che credo prenderà i prossimi 6 mesi, diciamo sarà inaugurato nella seconda parte dell'anno, e poi abbiamo da realizzare altre opere che ci sono già state finanziate, che sono già state affidate, addirittura appaltate. E in particolare mi riferisco all'aula studio da realizzare a Cascina Nuova e al centro sociosanitario che vogliamo realizzare dove c'è la vita di via. Queste due opere stavano nel programma, diciamo, di 5 anni fa, abbiamo avuto la capacità di farcele finanziare con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le abbiamo appaltati, ma chiaramente le opere non partiranno prima della fine del mandato, sicuramente, perché sono già state affidate. I lavori partiranno prima della fine del mandato, però chiaramente le vedremo realizzate tra almeno un anno e mezzo. Quindi questo è soprattutto il motivo principale per cui ho deciso di ricandidarmi. Poi mi è stato chiesto più volte cosa pensavo del terzo mandato. Io sul terzo mandato devo dire, al di là del fatto che ne posso beneficiare e che mi riguarda in prima persona, però credo che sia una scelta di democrazia. Ormai è difficile trovare degli amministratori che vogliano cimentarsi nel ruolo da sindaco, perché lo dico, non è un mestiere semplice e soprattutto le attività che riesci a portare avanti, se prima magari ne facevi alcune e riuscivi nell'arco di 5-10 anni a portarle a termine, adesso abbiamo visto che i 10 anni non bastano, perché abbiamo avviato delle pratiche che sono partite magari nell'idea dei nuovi amministratori 5-10 anni fa e poi sono state realizzate quando si è potuto. Penso a Via Lanzo l'abbiamo inaugurata solo l'anno scorso, ma se devo essere sincero se ne parla da oltre 10 anni di Via Lanzo, se ne parlava con l'amministrazione Barrea e siamo riusciti a realizzarla veramente molto tempo dopo. Questo non è un demerito degli amministratori o delle giunte, dei sindaci, ma è che proprio le questioni da affrontare spesso sono molto complicate. La procedura per Piazza Donazza ha portato via, diciamo, l'intero mandato, perché poi tra la trattativa con i privati, l'esproprio, i vari passaggi e soprattutto la progettazione e poi le pratiche per il finanziamento del PNRR, ci è voluto di fatto un mandato. Quindi credo che l'introduzione del terzo mandato sia un fatto giusto, che mi vede favorevole e sul quale credo si esprimeranno i cittadini, perché poi alla fine, diciamo, che non è che mi hanno detto che posso fare di nuovo il sindaco, mi hanno detto che posso candidare così come tutti gli altri sindaci. Saranno poi i cittadini a decidere se la candidatura si trasforma in un ulteriore mandato oppure se siano fatte altre scelte. Al momento quello che sono in grado di dire oggi è che c'è una mia candidatura, quindi sicuramente sarò uno dei candidati sindaco, che intendiamo fare una lista civica, quindi ci sarà una lista civica a mio fianco, come di fatto c'era già 5 anni fa. Stiamo cercando di coinvolgere, stiamo raccogliendo adesioni, devo dire anche interessanti e molto valide nel mondo della società civile. Vorremmo, come abbiamo sempre fatto, coniugare continuità e rinnovamento, quindi cercare di, ovviamente il sindaco da questo punto di vista rappresenta la continuità, perché è innegabile che io rappresento la continuità assieme ad altri consiglieri e assessori dell'attuale maggioranza che vorranno sposare il progetto. Cercheremo di affiancare persone nuove che arrivano dalla società civile.
L'obiettivo è quello di inserire anche persone giovani, stiamo lavorando proprio per parlare con i giovani, quindi vincere in qualche modo una certa diffidenza, la diffidenza più che altro perché non si conosce il mondo dell'amministrazione, no? E quindi far capire, come dico sempre, come sto dicendo man mano che parlo appunto con persone che cerchiamo di coinvolgere, che noi non facciamo politica, noi siamo qui per amministrare una città, l'amministrazione di una città si fa guardando le cose e soprattutto l'amministrazione della città è cercare di risolvere i problemi della gente, e risolvere i problemi della gente spesso non ha colore politico, non ha bandiere politiche, quindi noi cerchiamo gente che soprattutto abbia voglia di impegnarsi e di fare delle cose per il bene della città. Poi ovviamente stiamo parlando di mamme piuttosto che di papà, piuttosto che di persone che si occupano di associazioni, di sport e che quindi già conoscono e già si occupano della nostra mappa. Nei prossimi giorni chiaramente saprò essere più preciso sulla lista, ma ancora è prematuro parlare di una lista perché ovviamente c'è ancora un paio di mesi abbondanti prima di doverla presentare, perché la lista si presenta 30 giorni prima della scadenza elettorale, quindi siamo ancora, diciamo, in fase embrionale. Però l'obiettivo è quello intanto di creare un comitato elettorale, un comitato civico che possa sostenerci nella campagna elettorale, e poi dal comitato prendere, diciamo, le persone, uomini e donne, che possano poi far parte della futura squadra amministrativa. Ovviamente c'è la parte più importante, perché non bisogna dimenticarlo, che la parte più importante sono le elezioni, e quindi da lì si formerà una lista e da quella lista poi si vedrà il risultato il 9 di giugno. Una lista con il PD o senza il PD? Ma il rapporto con il PD è un rapporto travagliato, perché se dovessi dire che è stato semplice il rapporto con il PD, direi una bugia e non mi va di dirlo. Oggi per me è una giornata importante, se mi metto a raccontare balle già le giornate importanti. Quindi è stato un rapporto travagliato, non nego che c'è un confronto in atto, quindi stiamo cercando di parlarci. La strada è in salita, perché se devo essere sincero la strada è in salita, non lo escludo a priori, ma oggi non sono assolutamente in grado di confermarlo. Ci incontreremo la settimana prossima, diciamo nei prossimi giorni, per provare appunto a capire a quali condizioni. Noi, io e chi sta seguendo con me questo progetto, non siamo assolutamente intenzionati a fare un accordo a tutti i costi. Non ne abbiamo bisogno e non vogliamo farlo, soprattutto perché pensiamo che qualora dovessimo vincere è più importante avere una maggioranza coesa e un gruppo di consiglieri coesi che non una maggioranza litigiosa, perché poi alla fine se c'è una cosa che non sopportano i cittadini, ma soprattutto che non sopporta chi amministra, è avere litigiosità interna o problemi interni. Quindi sicuramente se ci sarà un accordo con il Partito Democratico, non è ancora stato definito, ma se ci sarà dovrà essere fatto a delle condizioni che diciamo detteremo nella coalizione. Invece scusami, con il Movimento 5 Stelle, visto che è a livello nazionale. No, con il Movimento 5 Stelle devo dire che ci caratterizza un confronto franco in Consiglio Comunale, voi avete potuto vederlo, però diciamo che loro sono qualcosa di diverso rispetto a noi, nel senso hanno un modello che secondo me importano in ogni realtà dove si va al voto. Adesso in Sardegna abbiamo visto qualcosa di un po' più innovativo, no? Questo campo largo o campo aperto, però diciamo che con il Movimento 5 Stelle non abbiamo tanti elementi che ci accomunino, no? In maniera tale da poter fare un accordo. Credo che loro andranno per la loro strada, come hanno sempre fatto, non so appunto dove li porterà questa strada, ma sicuramente lo riporterà ad un'alleanza con il sottoscritto e con la sua lista civica. Poi, dopodiché, adesso vedremo, ripeto, è entusiasmante questa fase perché stiamo cercando di coinvolgere persone che non conoscono il mondo dell'amministrazione, non conoscono il mondo della politica, però nello stesso tempo, non conoscendo, però portano veramente un punto di vista diverso. Poi dalla società civile arrivano persone che in realtà vivono la città, non la vivono da amministratori, ma la vivono nel mondo dello sport, della cultura, della scuola, piuttosto che
del semplice vivere nella città perché accompagni i bambini a scuola o ci vivo perché ci abito. E quindi con loro stiamo cercando di fare un percorso. Con quelli della maggioranza, io sto facendo un ragionamento anche con la mia maggioranza, perché poi ho una maggioranza che al di là di tutto, cioè al di là di quello che dicevamo sul PD, è stata una maggioranza comunque solida di cui vado fiero e che voglio ringraziare, perché tutti i consiglieri hanno dato un contributo importante, no? Anche chi non, direttamente non è stato coinvolto nei progetti, però con la loro lealtà e con il loro sostegno ci hanno permesso di arrivare a fare delle cose straordinarie. Credo che le cose che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, non dico 10, ma negli ultimi 5 anni sono sicuramente qualcosa di straordinario. Siamo riusciti a portare a termine il progetto di Via Lanzo, siamo riusciti a prendere oltre 5 milioni di euro di finanziamenti dalla comunità europea e dal governo, che è una cosa che per un comune come il nostro di meno di 12.000 abitanti credo che sia irripetibile o quasi. Queste risorse le stiamo spendendo bene perché stiamo facendo delle opere che la città aspettava da tanto tempo. Alcune le abbiamo, come dire, immaginate, inventate, le faremo partire a breve, come il centro sociosanitario che prevediamo di fare al Corso della Vigile, che credo sia una cosa che stiamo cercando davvero di fare qualcosa che dia un servizio, un valore aggiunto alla città. Dopodiché, ovviamente, nel corso dei 5 anni metteremo a frutto questi progetti e se ce ne sarà l'opportunità ne metteremo a frutto di nuovi. Il terzo mandato ti ha risolto problemi sulla successione? Direi di sì, cioè nel senso che è chiaro che ci poteva essere in realtà un problema di successione, però credo che sia sempre poi da verificare quanto nel concreto questi problemi siano tali, nel senso che giustamente sui giornali, sulla bocca dell'opinione pubblica a volte si tendono a ingigantire, no? Io le leggevo qualche giorno fa che io sarei alla caccia di ex leghisti da mettere in squadra. Io non so a chi ci si riferisca, però effettivamente leggi delle cose che poi non corrispondono assolutamente alla realtà. Ma l'unico Bellini e Cavallina mi venivano in mente, ma non ho parlato né con l'uno né con l'altro. Io non ci voglio fare nomi. Sì. Allora, volevo sapere, ma della sua squadra ci saranno, diciamo, Piancone? Ma guarda, l'unica certezza che abbiamo è che devono essere metà uomini e metà donne, quindi su quello saremo rigorosi, quindi sia nel rispetto delle quote rosa o azzurre, perché poi diciamo rosa, però anche quelle azzurre saranno entrambe rispettate, quindi quello è il principio da cui partiamo. Adesso stiamo facendo delle valutazioni, abbiamo davanti ancora 2 mesi di tempo per poter fare le liste. Credo che ci sarà una buona parte della squadra con cui ho governato fino adesso, poi qualcuno per motivi personali, per scelta di vita, perché comunque ritiene esaurita la sua esperienza, non ci sarà, ma credo che chi ha voglia di starci all'interno della maggioranza avrà il suo spazio. Se lei faceva dei nomi, per me in questo momento qui è difficile. Però se non ci sarà un accordo, ci sarà poi una lista del PD anche. Quello però non lo decido io, decido la mia. Posso decidere la mia.